Poracci, tra PlayStation 5 e Xbox Series X, con tutto questo parlare di next gen era praticamente scontato che le speculazioni iniziassero a interessare anche Nintendo, chiusa nel suo rigoroso silenzio ormai da quasi 2 settimane. Ci sono insomma informazioni interessanti su quella che potrebbe essere una fantomatica Switch 2 e quali connotati potrebbe assumere questo progetto per ora solo ipotizzato. Prima di scendere nel dettaglio e analizzare le potenziali caratteristiche del nuovo hardware, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per entrare a far parte della community più poraccia di tutta YouTube Italia. Iniziamo! Le speculazioni sono partite da questo annuncio di lavoro postato da Nvidia su LinkedIn. Traducendo il testo possiamo leggere che Nvidia è alla ricerca di un ingegnere senior in software integrato per il team specializzato che si occupa delle soluzioni Tegra per lavorare sulla grafica di nuova generazione e le tecnologie relative all'intelligenza artificiale per le console da gioco. E tra le mansioni pensate per questa posizione figura anche lavorare sulle soluzioni per usare l'intelligenza artificiale in tecnologie grafiche come il DLSS 2.0 di Nvidia. È chiaro che la console di riferimento è qualcosa targato Nintendo. L'azienda nipponica ha infatti basato l'architettura della Switch su un system on chip Nvidia Tegra X1 Custom, molto simile a quello utilizzato per la Shield TV, e la stessa Nvidia ha dichiarato durante un meeting con gli investitori di aver stipulato un accordo decennale con Nintendo. Quindi non solo il colosso tecnologico starebbe iniziando a mettere su il team che si occuperà della progettazione di questo nuovo hardware, ma è interessante notare come una delle feature principali sarà il supporto al DLSS 2.0. Di cosa parliamo esattamente facendo riferimento a questa sigla? Il Deep Learning Super Sampling è una tecnologia proprietaria di Nvidia pensata per effettuare l'upscaling delle immagini attraverso l'utilizzo di una rete neurale. Lo so, non è un concetto facilissimo da comprendere e anche per me stiamo praticamente parlando di magia nera, ma cercando di spiegarlo nel modo più spartano possibile, con il DLSS è possibile raggiungere delle risoluzioni in game elevate anche con hardware modesti, senza andare a pesare sulle prestazioni. Questo perché, mentre il gioco esce nativamente a una determinata risoluzione, facciamo conto 1080p, il DLSS si occupa in autonomia, tramite Tensor Core, di ricreare artificialmente i pixel necessari per raggiungere risoluzioni ben più elevate. Se siete interessati a capire un pochino meglio come funziona il sampling della rete neurale, vi lascio in descrizione un video di Ferri che in modo semplice e intuitivo spiega il principio dietro al DLSS e anche un video di Digital Foundry dove si ipotizza quali eventuali benefici potrebbe apportare l'implementazione di questa tecnologia in una fantomatica Switch Pro. Punto importante è però capire che il DLSS dipende esclusivamente dalle capacità di calcolo dei Tensor Core, presenti solo sulle schede grafiche della serie RTX. La versione 2.0 ha raggiunto risultati strabilianti che possiamo ammirare in opere come Death Stranding e Control su PC, ma per ora è impossibile immaginare l'utilizzo del DLSS all'infuori di questi determinati ecosistemi PC, figuriamoci su una console portatile. È per questo che penso che, vista la fase ancora embrionale di progettazione di un system on chip in grado di ospitare i Tensor Core necessari per il Deep Learning Super Sampling, il nuovo Tegra che ne uscirà si vedrà non nell'immediato futuro e sarà molto probabilmente il cuore del successore di Switch, piuttosto che di una semplice versione potenziata come la Pro. Oltre a questo, rendiamoci conto che il DLSS sarebbe una feature perfetta per diminuire il gap prestazionale tra Switch e le home console, rendendo tutti quei porting multipiattaforma, ora considerati miracolosi, realtà facilmente replicabili. Pensate poi a come titoli del calibro di Breath of the Wild potrebbero giovarne enormemente in termini prestazionali, aumentando la risoluzione di gioco, ma diminuendone il peso sull'hardware, tutto a beneficio del frame rate. Insomma, se il gap generazionale tra Switch e la next gen sembra veramente insormontabile, la prospettiva dell'implementazione del DLSS sulla prossima macchina Nintendo cambia radicalmente le prospettive sul futuro della console ibrida. Secondo voi, poracci, questa è la strada che Nintendo dovrebbe seguire o preferireste una versione Pro nel breve termine per allungare ancora di più il ciclo vitale di Switch? Vi aspetto nei commenti, come al solito. Prima di salutarci lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Poro Sampler, ciao!